Buongiorno a tutte ragazze, benvenute al video dei promossi e bocciati di novembre 2012. In questo video ho un colore un po' strano, mi vedo dall'anteprima, mi vedo arancione perché fuori è nuvoloso e quindi la luce è un po' strana oggi, però sappiate che sono sempre del mio solito colore, la vista arancione è data dalla luce esterna. Comunque, allora iniziamo subito. Questo mese sono in collaborazione, oltre che col maltempo, con il mio carissimo pigiama pois perché fa freddissimo. Abbiamo avuto 12 gradi ieri tutto il giorno e se continua così e si abbassa un altro po' c'è la neve, speriamo. E quindi siamo in collaborazione col pigiama. Allora, scherzi a parte. Iniziamo subito perché questo mese ho diversi promossi e non ricordavo di averne così tanti. Quindi, volendo evitare di fare un video da 30 minuti, cominciamo subito. Protagonista del mese di novembre per quel che riguarda i promossi, ma anche bocciati volendo, è il colore marrone. Infatti questo mese mi sono truccata diverse volte di marrone. Ho fatto diverse volte il trucco che ho sugli occhi adesso, questo qui, che è un trucco semplicissimo. E quindi ho avuto modo di sperimentare diversi prodotti che adesso vi faccio vedere. Allora, primo promosso del mese sono due burro cacao o balsamo labbra della Yves Rocher e sono questi qui. Uno è alla mandorla e uno è alla vaniglia. Questi qui. Allora, io li ho presi tramite catalogo perché c'è un'amica di mia madre che è la rappresentante di Brochet. E ne ho presi due perché ero a corto di burro cacao, ne ho finiti diversi. Scusatemi se ogni tanto guardo nell'anteprima, ma mi sono accorta che la mia videocamera ultimamente non mette tanto a fuoco, visto che ho diverse cose dietro diverse cose dietro su cui deve fare fuoco. Comunque. Ne ho presi due, dicevo, uno alla vaniglia e uno alla mandorla, perché ultimamente ne ho finiti tipo 3 o 4 burro cacao. Io quando arriva l'inverno mi do i burro cacao e ne finisco tantissimi. Sono buoni entrambi, li ho usati parecchio. Calcolate che quando li comprate il prodotto arriva a filo nella confezione. Per esempio, guardate quella alla vaniglia, già quanto ne ho consumato, anche se mi sa che non si vede tanto. Sono buonissimi, allora hanno un profumo di mandorle e vaniglia, si sente. Non si sente quel profumo chimico che hanno a volte certi burro cacao. E quindi a profumo ci siamo, a idratazione ci siamo anche perché li metto sulle labbra e mi durano almeno 3 ore le labbra idratate, ma proprio idratate, non nell'effetto tipo paraffina che si sente sulle labbra e poi non idrata alla fine. Questi li sento idratanti. Al contempo però non sono neanche oleosi, perché se avete presente il burro cacao di Bottega Verde, quello al karité che vendono nella confezione rotonda marrone, quello sì è idratante, però è oleoso, quindi vi lascia la patina oleosa sopra e dopo un po' sparisce. Questi invece lasciano una patina tipo burrosa, ma non troppo burrosa, e quindi hanno la consistenza giusta. Non so se riesco a farmi spiegare, però diciamo che sono buoni, provateli. Costano 1,95 euro, costano poco e quindi mi sono piaciuti particolarmente. Non so se sono riuscita a farmi capire, però scusatemi. Poi. Allora, altro promosso, vi faccio vedere in questo video prodotti che non vi ho, di cui non vi ho mai parlato, mi sa. Altro prodotto promosso è di Avon ed è della linea, scusatemi, Ara, come si chiama? Avon Glow? Mi ricordava Arabian Glow, perché? Boh, comunque, di questa linea qui, Avon Glow. E sono le perle abbronzanti. Allora, ce ne sono di due tipi, ci sono le cool e le warm. Io le ho entrambe perché le ho prese in offerta in campagna 10 forse, non mi ricordo, una campagna vecchissima di quest'estate. Erano 5 euro e le ho prese entrambe, sia le cool che le warm. Quelle che promuovo e che ho provato sono le warm, perché le cool non le ho ancora provate. Dunque, le warm sono queste. Si presentano in una scatola così marrone, color bronzo, diciamo, e riportano sotto che sono 22 grammi con scadenza 24 mesi, appunto queste sono le warm. Quando voi aprite la confezione c'è dentro un mio capello che vi arriva in omaggio con ogni confezione di perle. Poi c'è la spugna protettiva, questa qui, che non è un applicatore, è proprio una spugna. È lo stesso materiale che mettevano prima nelle spalline delle giacche, tipo quelle anni 80, se avete presente, quindi non è consigliabile utilizzarlo. E poi le perle, senza farle cadere, aspettate, vediamo se ci riusciamo, sono queste. Le warm sono praticamente marroni, rossicce e dorate come perle. Ok, ci riusciamo? Ci riusciamo, eccole qua. E sono profumate, hanno un profumo. Se avete presente la Stilday come marca, la Stilday fa dei fondotinta in stick. Hanno lo stesso odore dei fondotinta stick della Stilday, che non è male, è un profumo tipo fruttato dolce, che vira il dolce. Allora, colorano parecchio. Io le uso come blush e ce l'ho anche adesso. Se vedete, qui forse si vede un po' di più, anche se la mia videocamera me la sta accentuando un po' troppo. Si vede come blush, dà un effetto sull'aranciato, non è male per niente. Come terra da contouring, no, perché è troppo troppo calda e troppo aranciata. Quindi, come terra da contouring, ha un brutto effetto. L'ho provata.
Come blush, queste perle mi piacciono parecchio. Io le prelevo con un semplicissimo pennello da blush, quello piatto normale, e non sono male per niente. Sono molto scriventi però, quindi fate attenzione, perché se ne è applicato un po' troppo vi fa l'effetto chiazza di colore, quindi va sfumato bene. E non sono facilissime da sfumare queste, però sono molto molto carine come blush e quindi promosse. Le cool invece, ve le faccio vedere a titolo di esempio, sono illuminanti. Aspettate che hanno sempre la stessa confezione, sempre la stessa cosa marroncina, sempre 22 grammi. E le cool sono queste, sono più sul rosa, eccole qua, vedete, sono più sul rosa, dorato chiarissimo e il marroncino chiaro chiaro chiaro. Queste non colorano, danno solo effetto illuminante, non so se riesco a farvele vedere. No, col dito non ci riesco, mi sa. Andiamo. Comunque danno un effetto illuminante, non le ho ancora provate, ve l'ho detto, le ho provate una sola volta, quindi ancora di queste non me ne parlo. Le warm mi piacciono particolarmente. Poi, altro promosso, e andiamo agli occhi. Allora, io promuovo tutti e tre i prodotti che ho utilizzato per questo trucco, perché li ho utilizzati davvero tanto questo mese, mi sono truccata diverse volte così, soprattutto per andare tipo al lavoro, perché non è un trucco, se vedete, particolarmente pesante, a parte il rossetto che... In genere non metto il rossetto rosso per uscire, però diciamo che il trucco occhi è abbastanza tranquillo. Come base ho utilizzato un color tattoo. Allora, io vi avevo fatto una recensione dei color tattoo tempo fa e vi avevo fatto vedere il taupe e il turchese. Ne ho presi altri due su Feel Unique, di cui vi lascio il link nel box informazioni. Su Feel Unique costano, se non sbaglio, 6,99 sterline, non mi ricordo il prezzo, però c'è la spedizione gratuita. E si trovano questi due colori che in Italia, quando li ho presi io, non c'erano. Adesso non lo so se ci sono ancora in Italia. E sono il dorato, che si dovrebbe chiamare gold... Oddio, aspettate, eh. Aspettate che lo prendiamo. Dorato che si chiama Eternal Gold, questo. Ok. E il bronzo che si chiama On and On Bronze, questo qui. Allora, il dorato non l'ho ancora provato bene, quindi non ve ne so parlare molto. Comunque è così, è un color oro, questo qua. Il bronzo invece è quello che promuovo, l'ho usato tantissimo questo mese, ed è appunto un color così. È un bronzo chiaro che somiglia a un long lasting di Kiko, però questo qui è più chiaro. Ve lo faccio vedere... Ok, faccio lo swatch per farvi capire. È così. Ed è un marrone che a seconda di come lo colpisce la luce ha dei riflessi argentati o diventa tipo più tortora chiaro, più o meno. Allora, io l'ho utilizzato come base su questo trucco. E sopra sono andata ad applicare un ombretto in polvere e devo dire che mi piace molto. Si stende bene, si stende in modo uniforme. Si stende bene in modo uniforme, non fa le chiazze di colore e devo dire che anche utilizzato da solo va bene, però ci vuole un primer sotto perché personalmente a me questo qui va nelle pieghe. Per esempio il Permanent Taupe non va nelle pieghe, quello matte, questo qui sì, quindi ci metto sotto un primer. Però a parte questo è molto carino, infatti l'ho utilizzato anche da solo con un po' di marrone poi sfumato nella piega ed è tranquillo come colore, mi piace particolarmente. Vi ripeto, io l'ho preso su Feel Unique, il prezzo non me lo ricordo se è 5,99 sterline o 6,99. Comunque vi lascio il sito nel box informazioni se volete dare un'occhiata, ci sono anche gli altri colori che... tipo il turchese, il taupe, il nero e il viola, se volete. E quindi questo qui è un promosso, mi piace particolarmente. Poi mi fa durare di più l'ombretto, perché noto che se metto questo come base, rispetto a quando non metto altro, quindi rispetto a quando metto soltanto il primer, l'ombretto mi dura di più. Sono un po' confusa oggi, forse era meglio che il video lo facevo domani. Dicevo, sopra l'ombretto in crema applico un ombretto in polvere che è di Essence, è il numero 01 Fabulous. Fabulous, come quello di High School Musical, comunque. Allora, è un marrone con delle venature color nocciola chiaro, perché questo qua tipo è un nocciola chiaro. Aspettate, facciamo così, eccolo qua, si vede in tutto il suo splendore. È della linea degli ombretti cotti, quindi i Color and Shine, questi qui. E si possono utilizzare quindi asciutti e bagnati. Io l'ho utilizzato sempre asciutto, il colore che viene fuori è questo. Questo qui, che è appunto un marroncino con tanti riflessi. Allora, sulla mano, ecco, sembra che non scriva, però sull'occhio, aspettate che vi faccio uno zoom così vi faccio capire come colora. Eccolo. Cioè, vedete, l'On and On Bronze con l'ombretto di Essence sopra. E questo è il risultato sulla palpebra mobile. Molto carino come cosa, molto luminoso.
e non è neanche troppo scuro, troppo forte come risultato finale. Questi costano 3,49 da Essence e contengono 1,5 grammi di prodotto con 18 mesi di scadenza, e quindi questo qui è un altro promosso. Mi è piaciuto particolarmente, l'ho utilizzato per tutto il mese e non è male per niente. Poi, ultimi due promossi. Sì, ultimi due promossi sono. Allora, uno è di Kiko. Non poteva mancare la Kiko nei miei promossi. Allora, uno è di Kiko ed è la palette della linea Lavish Oriental, la Senso's Burgundy. Ora, se mi seguite da un po', sapete che i miei colori preferiti di ombretto sono il blu e il borgogna. L'ho detto in 200 video. Quindi, essendoci questa col borgogna, non potevo non prenderla. Allora, è la numero 2. E si presenta praticamente in una pochettina. Un sacchettino, chiamiamolo così, color tortora, che è questo, che a me sinceramente piace perché io con questi sacchetti ho la comodità di portarmi la palette in giro senza che la palette si graffi o si rovini il disegno davanti, perché li metto qua dentro e quindi mi serve da protezione. C'è chi non li usa, a me invece fanno molto comodo. Infatti nelle palette della non mi ricordo quale collezione non c'erano e mi mancano. Infatti ogni volta faccio il passo, le, passo il sacchettino da una palette all'altra. Oggi non riesco a farmi capire, scusatemi, non so che cosa stamattina. Comunque, la palette si presenta esternamente così, penso che l'abbiate vista in 250.000 video, ne ho fatto anche una recensione sul blog, se vi interessa vi lascio il link sotto, e ha uno specchio molto grande sopra che ricopre il coperchio interno e ha questi quattro colori, appunto c'è il borgogna, il dorato, un rosa e un marrone, e questo marrone scuro che vedete qui l'ho utilizzato io nella piega, sfumato poi con un colore più chiaro però. Vi faccio velocemente gli swatch, c'è chi dice che il rosa non scrive, io devo dire che invece lo trovo abbastanza scrivente il rosa. Aspettate che facciamo. Ok. Sono questi colori. Nella mia recensione sul blog il marrone non si vede scrivente, non so perché, però se vedete il marrone, dov'è? Questo qui. Direi che è abbastanza scrivente. Appunto, sono questi. Vedete, il rosa scrive, io non so perché dicono che non scriva. Allora, la palette in questione la trovate ancora, la Lavish Oriental c'è ancora e costa 12,90. Eccola qua, questi sono i colori swatchati. Io non avevo mai preso con le palette di Kiko a prezzo intero, però era a Palermo, questa l'ho presa il 4 ottobre più o meno, quando ho fatto l'esame di sociologia 3. Era a Palermo, volevo farmi un regalo perché avevo superato l'esame. Siamo andate con la mia amica da Kiko, l'ho vista e ho detto no, è troppo bella. Ad essere sincera, ce n'erano due che mi piacevano anche di più. C'era la numero uno, quella con i marroncini, che è molto molto carina. E l'altra, quella si chiama Cool Lapislazzuli, qualcosa del genere, quella con l'azzurro, che è molto molto bella. Solo che guardando c'era, di quelle ce n'erano parecchie, di questa c'era l'ultima. Quindi ho detto, se questa qui è come. Se questa qui va così tanto a ruba, con i saldi non la trovo. E quindi ho preferito prendere questa qui. E non me ne sono pentita perché è davvero molto molto bella come palette. Quindi sinceramente ve la consiglio. Non è polverosa, la consistenza degli ombretti è una consistenza. Scusatemi se guardo, ma ho 4 minuti e quindi devo sintetizzare oppure devo fare qualche taglio. Dicevo, la palette ha una consistenza, gli ombretti della palette hanno una consistenza cream to powder, quindi non sono per nulla polverosi e quando voi li andate a toccare sembrano ombretti in crema, per cui con un pennello a setole no, morbide non viene tanto bene a prendere gli ombretti. Quindi io vi consiglio o li usate con le dita oppure li usate con i pennelli sintetici, quelli per esempio da correttore, quelli con le setole molto molto fitte e un po' più rigide, e allora si stendono bene. Sono facilmente sfumabili. Vi ripeto, non sono polverosa, a me questa palette è piaciuta molto. Non saranno ombretti cotti, per cui c'è chi si lamenta e dice ok, ma quattro ombretti che non sono cotti costano troppo. Però, ragazzi, a me piace. Alla fine sono 8 grammi di prodotto, quindi sono da 2 grammi gli ombretti. E praticamente un ombretto di questo, pur non essendo cotto, contiene più prodotto di questo qui che è cotto. Mi stavo soffocando, yay! E quindi non lo so, a me è piaciuta. Poi fate Vobis, tra un po' mi sa che andrà in sconto la collezione verso gennaio, quindi se volete prenderla con i saldi, aspettate i saldi se la trovate. A me è piaciuta molto e ha 6 mesi di scadenza, ma essendo in polvere non ce ne frega niente dei 6 mesi di scadenza. Quindi questa è la promossa. E poi ultimo promosso, e poi passiamo al bocciato. È una cifra della Mineral Will Work For You, che è questa. Si chiama Prime and Set Finish. Questa ve l'avevo fatta vedere, se non sbaglio, in un haul. Ed è una cifra a base di mica, infatti contiene soltanto mica e basta. Cosa cambia per esempio tra questa e la Hollywood di Neve Makeup? La Hollywood di Neve Makeup è a base di silica, che è sempre una polvere bianca, quindi tipo HD, però è diversa. Personalmente mi piace più questa perché io la uso soltanto sul contorno occhi, perché è da settembre che non uso cipre perché sto usando un fondotinta minerale, quindi mi basta soltanto il fondo minerale, sto parlando troppo velocemente, vabbè.
Per cui non la uso su tutto il viso, la uso per le occhiaie e devo dire che mi piace molto perché se voi guardate non mi si vedono le rughette, diciamo, nel contorno occhi, quindi non mi va ad accentuare le linee di espressione. Quella a base di Cidica, invece, la Hollywood, per esempio, me le accentua, quindi non mi piace molto. La Hollywood è fantastica su tutto il volto, però per il contorno occhi e le occhiaie mi piace di più questa qui. Appunto, l'ho presa da Mineral Will Work For You e l'ho pagata tipo 3 o 4 euro, non di più. Il sito non è più quello, quindi prima c'era mineralwillworkforyou.de, se non sbaglio, adesso ha cambiato, si chiama Jade Mineral. Vi metto il nuovo sito nel box informazioni. Non so se c'è ancora questa cipria, però non l'ho vista. Comunque è una cipria che si può usare appunto su tutto il viso, si può utilizzare sia prima sia dopo il fondotinta perché funge anche da primer, ma non contiene silicone, è solo silica. E c'era scritto sul sito quando l'ho comprata che si può utilizzare ad esempio dopo la crema idratante. Se utilizzate una crema per esempio troppo grassa e che quindi non si assorbe, potete mettere la crema, la cipria e poi andare a mettere sopra il fondotinta in modo che vi asciughi il volto. E quindi a me è piaciuta particolarmente. La confezione che io contiene 5 grammi, però è abbastanza grande se vedete. È bella grande. Quindi mi è piaciuta particolarmente questa qui, la sto usando appunto da tutto il mese. La vado ad applicare questa cipria con l'Englade Contour Brush che... No, non lo riesco a prendere comunque con l'Angled Contour Brush della Elf e mi piace molto, quindi promossa. E poi Bocciati ne ho uno solo questo mese perché praticamente ne avevo di più, solo che gli altri due prodotti che dovevo bocciare sono dei fondotinta e sto meditando se farò un video sui fondotinta flop perché ne ho parecchi, diciamo. Quindi per adesso non li voglio inserire in questo video e vi faccio vedere un bocciato che è di Catrice. Dunque, è un'ombretta in crema della linea Made to Stay. Si sta nuvolando sempre di più. Ed è il numero 050. Sì, Metal of Honor si chiama. Questo qui. Questo l'ho preso io quest'estate. Se non sbaglio, l'ho preso anche sconto, ma non ne sono sicura. Ed è praticamente un color khaki. Sì, è un color khaki. Eccolo qua. Questo qui. È un ombretto in crema, sostanzialmente questi qui sono i rivali degli ombretti in crema Essence, essendo prodotti anche dalla stessa casa produttrice che è la Cosnova. Allora, è questo il colore, questo che vedete qui sotto, bello, pieno. Il punto qual è che se io lo vado a stendere con le dita, e allora si vede un bel colore così pieno, coprente, uniforme. Quando lo vado a stendere invece con le dita sulla palpebra, non si stende in modo uniforme. Io non so perché faccio così, perché, cioè, voglio dire, sulla mano, appunto, vedete? È scriventissimo, uniforme. Appena lo vado a stendere sull'occhio mi diventa chiazze, non so perché. Tra l'altro, quelli di Essence li posso utilizzare senza il primer perché mi durano tranquillamente senza andare nelle pieghe. Questo, se lo uso senza il primer, nonostante lo vado a fissare con un ombretto in polvere sopra, mi va nelle pieghette nel giro di 2 ore. Quindi non mi piace questa cosa. La cosa che non mi piace più, però, è che non si stende in modo uniforme e non capisco perché. Boh. Comunque a me questo ombretto non è piaciuto particolarmente, continuo a preferire quelli della Essence, della, diciamo, vecchia collezione, perché quelli nuovi non li ho ancora visti e non li vedrò fino al prossimo anno, quindi vabbè, comunque. Questo qui contiene 5 grammi, quindi abbastanza grande, ha 12 mesi di scadenza. Non so se sia una questione del mio che è fallato, però a me non è piaciuto e quindi questo era un bocciato. Quindi ragazze mie, questo è quanto, questi erano i miei promossi e bocciati di novembre. Spero che il video vi sia stato utile. Adesso mi aspetto una lunga fase di montaggio, viste tutte le cavolate che ho sparato durante il video, che vi risparmio perché alla fine vi voglio bene. E quindi niente, ragazzi, io vi mando un bacione grande. Vi ringrazio per aver seguito il video. Se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao!